qua. Monsieur de Favre. Je vous donne le bonjour, madame. En 1977, Roberto Rossellini a 71 ans. Il vient de publier ce qui sera son dernier livre, fragment d'une autobiographie. Il mourra quelques mois plus tard. Voici les premières lignes de ce livre. Ce livre est un acte résolument politique, puisqu'il dénonce le spectacle, je veux dire la fiction dérisoire à laquelle se trouve réduite l'expression audiovisuelle dans notre société, devenue pour l'essentiel une société du spectacle. Pour la première fois depuis que l'homme existe, nous possédons un moyen de communication universel par ce immédiat, à la différence de l'écriture qui suppose tout un préalable culturel. Et qu'en avons-nous fait? Une espèce de jeu de cirque qui corrompt tout le monde et tous les sujets. Ce détournement s'explique, comme toujours, par la volonté des privilégiés de conserver leurs privilèges face à la formidable poussée des connaissances qui les menacent. Il faudrait pouvoir construire un projet d'ensemble, non seulement du cinéma, mais de l'audiovisuel. C'est pour apporter, à ma modeste échelle, la première pierre à un tel projet que je me suis attelé, il y a 15 ans, à la série de mes films éducatifs. Auparavant, j'avais moi aussi réalisé du spectacle à ma manière. C'était du cinéma inconscient. Le jour où j'ai pris conscience de ce que j'avais fait et de ce que je voulais faire, je suis sorti du système et j'ai quitté ce monde d'apparence qui se venge en me considérant moi-même comme un fantôme. Le scuole che servono a formare scriba e funzionari hanno sede presso i templi. La scuola più famosa è questa del Tempio di Karnak, dove si insegna fra l'altro morale, medicina e scrittura. Si esortano i giovani allo studio con massime edificanti. Concedi il tuo cuore al sapere ed amalo come una madre, perché nulla vedi così prezioso come la conoscenza. Sii un artista della parola, se vuoi raggiungere la vittoria. Non si inganna un uomo intelligente. La parola è più potente di qualsiasi arma. Si ha rispetto di un uomo capace di avere gli occhi aperti. Ma colui che ha troppa fiducia in sé, facilmente si può perdere. Non essere cattivo è bene sapersi dominare. Costruisci per te stesso un monumento durevole grazie all'amore che saprai lasciare dietro di te. J'ai connu Adriano Apra en 1965. Il venait d'écrire un article pour les Cahiers du cinéma sur le premier film de la série encyclopédique de Rossellini, L'âge du fer. Caro Jean-Louis, cominciamo dalla fine, guarda. Ah, c'est voi. Il passaporto di Roberto. L'ultimo passaporto. C'è scritto... Statura 1,70 m, impossibile. Ah. Era 1,80 m. Nato a Roma, eccetera, eccetera. Molti visti, come puoi vedere, pieno. Sì. Un voyageur. Un grande viaggiatore. Non ti sto ad analizzare. I visti credo che ci siano tutti i paesi. Sì. Questa è l'agenda che aveva Rossellini, che usava Rossellini, e con pochi
poche annotazioni di appuntamenti, l'agenda senza se la nezza mort. L'anno della sua morte, il figlio al giorno della morte ha scritto: Roberto è morto alle 12:20, mezzogiorno e 20. Queste sono cose che ho avuto, come molte delle altre cose che vedi su questo tavolo, da Marcellina, sua moglie, sì. Perché lui comunque nei cambiamenti di casa che aveva negli ultimi anni aveva un punto di riferimento. Lui diceva che Marcellina era il suo faro, nel senso che era lì che trovava il punto di riferimento, sì. E dove teneva, non è un archivio perché era molto, c'è molto disordine, io sì. Ho trovato molto disordine, ma insomma Marcellina è stata così carina da dirmi: guarda, prendi quello che vuoi perché tu sai farne un buon uso e quindi è giusto che tu ce l'abbia. E questo è che dal contesto si può datare al 1962, il programma Fidesz, ed è una proposta in cui descrive il suo progetto, che è un progetto megalomane, enorme, no. Di una storia della civiltà che tiene conto di tante cose: preistoria, paleolitico, mesolitico, la storia, i popoli italici, storia del pensiero, delle dottrine politiche, biografie, Socrate, Aristotele, Orazio, Lucrezio. Cioè, dire: ma è un pazzo chi ha scritto questo? Cioè, pensa di fare questo, Leon Battista Alberti. Una sintesi impressionante di cose che lui vorrebbe fare, di cui ha realizzato una parte, altra parte l'ha comunque progettata senza riuscire a realizzarlo, ma nessun uomo avrebbe mai potuto realizzare tutto questo. Sì. Quindi, nella testa di Rossellini è come se lui fosse immortale, dicendosi. D'altra parte non era solo questo, era anche il fatto che lui diceva: non devo essere necessariamente io a farlo tutto questo. Sì. C'era il figlio, ma lui ha contattato anche diversi. Io mi ricordo una volta che sono andato a cena con Roberto e con Bernardo Bertolucci, dove lui ci propose di dirigere quella che poi lui ha realizzato da solo col figlio, che era la lotta dell'uomo per la sua sopravvivenza, chiedendoci se, raccontandocela, dicendo se ci interessava dirigere qualcosa. Io mi ricordo che dissi: mi proposi per dirigere l'episodio che era il primo episodio sulla storia degli uomini primitivi, mi affascinava, tutto finì lì, ma per dire che per lui il problema non era di firmare lui in prima persona, poi di fatto lo ha fatto sostanzialmente, anche se alcune cose le ha firmate lei. Comunque questo è il primissimo programma in cui lui abbozza questa sua idea. Ecco, queste idee, comunque una cosa è certa, lo intuisci: Rossini pensava in grande, non aveva paura di dire: voglio fare la storia dell'umanità. Io mi domando quanti cineasti oggi dichiarerebbero di voler fare la storia dell'umanità. Molti uomini partecipano alla costruzione della piramide. Enormi quantità di materiale vengono cavate, lavorate, trasportate, messe in opera. Con grande abilità gli enormi massi vengono tagliati, spostati, lavorati, trasportati, imbarcati, sbarcati, collocati, e ciò a mezzo di slittoni di legno, perché ancora non si conosce la ruota. La sua idea era quella di fare delle grandi spine dorsali che percorressero un po' ampi periodi di tempo, per poi fare altri film che riguardassero qualcosa di più specifico. Un personaggio, un momento preciso. Per esempio. Okay. Fra questi c'è questo è lo schema per una storia della nostra alimentazione, che è probabilmente
un derivato del progetto che aveva di film dal libro di Josué de Castro. E con appunti che non sono appunti di sceneggiatura, sono come uno studente che all'università legge dei libri e si prende degli appunti, si fa delle annotazioni. Lui ha detto che lui si è rimesso a studiare. Qui tu t'accorgi che appunto lui, io l'ho trovato così, come vedi, note che sono fino al Medioevo, eccetera, cioè note da studente, sì, più che da sceneggiatore. Cioè, qui c'è la straordinaria storia della nostra alimentazione, il titolo, e poi, come vedi, è un libro che parla di cose. E qui appunti che erano inseriti in determinati punti della sceneggiatura, alcuni sono addirittura in inglese. Un'altra grande civiltà, quella egiziana, si sviluppa lungo il corso del Nilo, insomma, tante cose che ho trovato. Donc c'était des projets très ambitieux. Questo è l'Islam. Tutto questo si situa nel tempo in un arco brevissimo. Questi sono progetti che vanno dal 65 alla morte, 10 anni. E la maggior parte sono nella seconda metà. Perché, come dire, perché gli si amplia in qualche maniera il progetto. Era un lavoratore strenuo. Questo è l'Islam, il progetto dell'Islam, di cui ha scritto un e questo qui è databile 74. Promemoria, imparare a conoscere il mondo musulmano, che non è stato realizzato non più, che non è stato realizzato. Qua è uno degli ultimi grandi progetti per il quale ha girato qualcosa, sulla scienza, che non era la storia della scienza, ma era lo stato della scienza. Io so, per esempio, che lui ha filmato delle cose con i telescopi. Sì. Ci sono delle immagini che sopravvivono. Moi, je crois que l'image peut être employée pour faire de l'amusement, pour faire du spectacle, pour faire du théâtre, pour faire du mélodrame, pour faire tout ce que vous voulez, mais elle peut aussi être usée d'une façon plus précise pour amener une information, une connaissance qui nous permette de développer et d'utiliser jusqu'au fond ce que nous avons potentiellement, c'est-à-dire l'intelligence, et que c'est un manque d'informations suffisant qui ne permet pas d'être complètement des hommes. Je veux faire, pas une histoire de la science, mais une espèce de statement de la science. Qu'est-ce que nous savons aujourd'hui? Ou mieux encore, qu'est-ce que nous savons le 17 juillet 1972 à 12h35, c'est le moment que j'aurai fini le film. Et je veux le faire sans d'hommes de science en scène, sans des démonstrations, sans des animations, sans des schémas, c'est simplement en voyant directement les choses. Mi ricordo una volta mi ha raccontato che lui aveva pensato di iniziare questo film con un obiettivo speciale. L'idea era che fosse uno zoom che andasse da una stella, probabilmente con dei trucchi, non vedo come si possa realizzare, da una stella a un atomo, sì, per far vedere che sono la stessa cosa sostanzialmente, il macro e il micro come uniti in un unico movimento, in un'unica inquadratura. Voilà, lié dans un seul plan séquence. Che è, se vuoi, la sua visione del mondo, cioè nel piccolissimo io ritrovo il grandissimo e viceversa. I problemi dell'umanità sono anche i problemi della quotidianità. Il fatto che lui faccia dei film storici che tengono conto, diciamo, della nuova visione, della microstoria, la storia dei comportamenti, la storia dell'alimentazione, la storia del vestiario, come fatti importanti, è legata a questa idea che il grande lo si capisce anche analizzando il piccolo, anche il nostro intimo, anche il comportamento della vita quotidiana.
Mais c'est ça qui est très frappant dans ce qu'on a vu du projet réalisé, c'est que les éléments concrets tiennent une place importante. Il n'y a pas que les idées, que les discours, il y a aussi la manière de manger, de faire le pain, de Lui s'asseoir. ci teneva molto a questo perché lui era molto fiero, te lo dico perché quando si parlava con lui era difficile parlare di cinema, come potevamo parlarne noi cinefili in quegli anni. Le cose di cui lui era fiero era per esempio il fatto che avesse ricostruito una certa macchina del 600, del 700 e la facesse funzionare e la si vedesse in un suo film. Lo strumento aiuta le mani dell'uomo a fare, e invece la macchina lavora al posto delle mani. Questo peso muove la macchina, come l'acqua e il vento che fanno ruotare le mole di un molino. Ecco, guarda. Ora ti mostro l'utilizzazione pratica. Questa vite fa avanzare a tratti uguali un pezzo di ferro. E questo martello lo incide ad ogni piccolo spostamento che compie. Così una sbarra di metallo diventa una lima. Questa è una macchina. Al di là dei discorsi educativi, didattici, lui fa una proposta di un nuovo modo di fare cinema. È un nuovo modo di fare cinema che in quell'epoca, in cui il nuovo cinema era la rimessa in discussione in senso moderno, o addirittura postmoderno, si potrebbe dire con Godard, del classicismo cinematografico, la proposta di Rossellini non poteva che apparire retrograda, quasi reazionaria. È un po' il tempo, secondo me, che aiuta a uscire fuori, perché noi allora ci battevamo per qualche cosa e Rossellini sembrava non c'entrava, anzi, non c'entrava niente. Non c'entrava niente. Quindi non avevamo gli strumenti mentali, proprio culturali, per accettare questa alternativa. Oggi, a distanza di tempo, a me sembra abbastanza evidente che Rossellini ha fatto un discorso di semplificazione, che è sia produttivo sia estetico, ritrovando in qualche maniera l'atteggiamento dei primitivi. Lumière et Méliès. Come si fa il cinema? Si piazza la macchina da presa e lì sta. Quando è che si stacca? Si stacca se tu ti cambi di ambiente. Allora fai uno stacco di montaggio. E l'atteggiamento dei primitivi era anche un atteggiamento, come hanno elaborato i teorici, mostrativo. Il cinema non deve raccontare, deve mostrare. Se poi li guardi attentamente, un po' più attentamente, ti accorgi che ci sono anche delle raffinatezze sorprendenti, addirittura che contraddicono un po' quello che lui diceva dei suoi film. Se dici questo, ma perché hai scelto di filmare quella scena? Mi ricordo una famosa scena nel Leon Battista Alberti, in cui dietro a Leon Battista, c'è Leon Battista Alberti che parla e dura tantissimo, come al solito, il suo discorso, molto bello, ma insomma, uno zoom indietro che scopre che attorno a lui ci sono degli studenti che lo ascoltano, i suoi allievi, ma alle spalle ci sono degli specchi deformanti. La ragione di questi specchi deformanti per me è misteriosa, perché sono quelle cose che solo i cinefili, diciamo così, i vecchi cinefili, non quelli di oggi, ci lavorano sopra, ne scoprono il valore simbolico, ma che Rossellini apparentemente non autorizza. Quegli artisti che si innamorano della pratica senza la scienza sono come i nocchieri che salpano con un naviglio privo di timone e di bussole che mai hanno certezza di dove vadano. A colui che afferma che non serve tanta scienza, che gli basta la pratica del ritrarre le cose naturali, si risponda che nessuna cosa vi è che più ci instruire la verità dello spazio reale. Su, venite a vedere. È vero, la prospettiva è chiarissima. Era un grande utopista, bada bene, perché d'altra parte lo è sempre stato. Non è che con la televisione lui diventa utopista. Cioè,
cioè, pensava a qualcosa che non c'era attorno a sé, faceva dei film contro la situazione concreta del cinema prima, della televisione dopo. Ogni cosa che noi riceviamo dai fratelli la ridiamo a loro nel nome del Signore, affinché tutti abbiano ogni giorno un pane da spezzare. E di ogni cosa che riceviamo conserviamo memoria per tutti i fratelli. Lui ha lasciato una traccia di progetti molto chiari, appunto i necessari, come diceva lui, i film necessari per completare. Tanto che io infatti avevo detto, enciclopedia è pomposo, chiamiamolo abbecedario, sì. Altra cosa che gli piaceva moltissimo, sì. L'abbecedario della storia. Au moment de sa mort, Rossellini préparait un film sur Karl Marx. Son fils Renzo en parle avec Sylviane Amico, scénariste et productrice. Il dice, 15 anni sto sperimentando per promuovere una nuova didattica attraverso le immagini. Finora ho realizzato oltre 40 ore di filmati. Elenco non secondo i tempi di realizzazione, ma secondo la loro cronologia storica. Lotta dell'uomo per la sopravvivenza, 12 ore. L'età del ferro, 5 ore. Socrate, 2. Il Messia, gli Atti degli Apostoli, Agostino d'Ippona, l'età dei Medici, sviluppo del mercantilismo e dell'umanesimo, Blaise Pascal, René Descartes, scritto qua così, vabbè, La Brise du Pouvoir di Luigi XIV, Viva l'Italia. Viva l'Italia, lui mette una nota, questo è il mio primo tentativo in questo genere. Anno 1, tipicamente italiano, 2 ore e la cronologia uno potrebbe mettere il film del neorealismo tra questo e questo. Esattamente. Per cui hanno uno assume un senso, insomma, certo, no? Certo. È una cerniera del dopoguerra, della ricostruzione dell'Italia. E quindi, seguendo questa cronologia, cioè, diventa logicissimo come mettere insieme l'opera. E anche come abbiamo sempre sostenuto noi, che è sempre la stessa cosa. Sì. Non c'è differenza tra il neorealismo e l'educazione integrale. Intanto ci ripercorriamo le nostre storie di famiglia. E pensando al papà vediamo i suoi progetti, l'ultimo del quale è il Carlo Marx. Noi volevamo fare, anzi l'idea era di Roberto, la Comune di Parigi. Studiando la Comune di Parigi io vedo che, a mio avviso, è un episodio molto ambiguo, molto difficile da spiegare se non con siccome avevo tempo a disposizione ho cominciato a ristudiare tutto dall'inizio e poi ho trovato in fondo il titolo, perché ho trovato che la tesi di laurea che Marx ha scritto si chiamava Lavorare per l'umanità, che fu poi il titolo del film, della sceneggiatura. Sì, che sarebbe stato il titolo del film. E in questo Lavorare per l'umanità, che è molto, se vuoi, retorico e anche privo di grandi fondamenti scientifici, però si capisce dove va a parare questo ragazzo. E allora, guardando le cronologie, studiando le cose, capisco che nel 48, quando si viene elaborato molto rapidamente il manifesto del Partito Comunista, tutta la filosofia di Engels e Marx è già stata totalmente spiegata.
E allora dico, beh, ma perché è molto più bello fare un film sul come si diventa Marx e Engels. Engels era addirittura più giovane di Marx. Quindi una storia di ragazzi, una storia di ventenni, dai 20 ai 30 anni, insomma. Poi, purtroppo, Roberto ci ha fatto questo scherzo di andar via. Il Marx era un film di cui la sceneggiatura la stai finendo, mancava, era pronto, credo, proprio, sì. Niente, mancava una settimana. Alla fine dell'introduzione per presentare il progetto, Roberto scriveva: «Dans le cadre du travail d'information et d'éducation, promotion de la pensée, que je poursuis depuis 15 ans, en utilisant les cinémas et la télévision, je pense qu'il est temps de m'occuper de Karl Marx. Non dans un but de propagande, mais pour le faire connaître tel qu'il est objectivement, aux masses qui s'affrontent parce qu'elles sont pour ou contre lui. Le premier acte que j'entreprends à ce sujet est la production d'un film dont je joins les traitements. Le titre « Travailler pour l'humanité » fut l'idéal de Karl Marx de sa jeunesse. C'est un film qui décrit l'homme, son milieu, ses amours, sa vita, mi sa che lo rifacciamo. Pronto? Cocca. Va bene. Les choix que j'ai faits, je ne les ai pas faits puisque j'étais attiré par un personnage ou puisqu'il m'était sympathique, mais puisqu'il était un point tournant dans l'histoire dans laquelle des nouvelles coordonnées sont rentrées en jeu. Questo finale della sua vita, in cui stava preparando molti progetti e aveva in te appunto l'interlocutore di tutti i progetti, quindi doveva parlare con te di tante cose. Sei trovato, quindi avrete passato ore e ore di parlare di storia, di personaggi. E quindi la dialettica l'avevi con lui? Perché siccome lui amava molto il confronto sulle idee, avendo uno sceneggiatore unico, doveva riconoscere in te questa funzione di... cioè, la pluralità era a due, invece che a 4 o 5. Non ci stava nessun altro sceneggiatore. No, credo però che ma io non lo so se arrivare a dire che aveva trovato in te la collaboratrice ideale. No, sei molto carino, però non... ma no. Sì, in qualche modo sì, nel senso che mi riconosceva un'onestà di andarmi a cercare le fonti dappertutto. Gli piaceva che facevo come lui. Lui aveva quel letto che era pieno di libri, fantastico, perché c'erano a rosa, no? Libri di tutte le... Sì, non leggeva mai un libro mai solo. Un libro solo. Ma 5-6 insieme. Sì. E questo gli piaceva, gli divertiva moltissimo. Che diceva, sai, ho trovato questo. No, quello dice Craveri, dice il contrario di quello che dice Renaud. Quindi probabilmente insomma, mi riconosceva questa onestà intellettuale, ecco. Questi libri appuntati da lui, secondo me, sono importanti come i suoi scritti o dattilo scritti, decine di migliaia di pagine lette e studiate. Io stesso sono un po' perso rispetto a questa quantità di materiale, perché ha lasciato tantissimo. Questo sono scritti sull'arte di Karl Marx e Engels, ed è sorprendente, vedendo le sue note, le sue sottolineature e i suoi appunti su un libro che appuntato parola per parola,
e seguendo e percorrendo le sue sottolineature ne nasce un altro libro. È un lavoro d'autore anche quello di leggere in modo creativo e intelligente, sottolineando e facendo dei collegamenti. Per esempio, il realismo, qui il titolo è realismo, scritto da lui su un capitolo sulla fedeltà agli argomenti. Dietro ogni film c'è uno studio. Un altro modo che aveva lui di scrivere era prendendo note. A, B, C, D, C, C, C. Quindi A, uno può trovare amore, però può trovare anche automazione cibernetica, ma anche animalità, accerchiamento, Leon Battista Alberti. È la persona che credo abbia scritto di più al mondo. Televisione, educazione permanente, questo rinvio. Documentari come metodi di educazione. Le projet encyclopédique de Roberto Rossellini n'aurait pas vu le jour sans l'appui des télévisions publiques italiennes et françaises. La RAI, dirigée par Ettore Bernabei, a financé la plupart des films tournés entre 1964 et 1977. Nous devrions profiter des télévisions d'État pour faire une promotion culturelle, puisque je crois que personne rêve de rester ignorant. La télévision elle a deux avantages. Avant tout, puisqu'elle est suivie par des millions de personnes. Donc c'est une information qui peut se répandre dans de vastes masses. Et puis, elle parle à travers l'image. Et l'image, elle est facilement lisible et compréhensible partout. En plus, l'image permet de mettre dans le même contexte une grande quantité de messages. Et ça laisse donc une très grande liberté à ceux qui la suivent, puisque chacun, selon ses tendances, selon son esprit, selon ses préférences, rentre dans le sujet oui. Par des portes différentes.
Moi, je le crois fermement que nous sommes à la fin d'une civilisation. Les civilisations meurent, il y en a un bel exemple dans l'histoire. Donc, c'est un système d'ordre social qui s'effondre, qui ne tient plus debout. Tous ces phénomènes de chute des civilisations sont toujours des poussées suicidaires. C'est-à-dire, on a le plaisir de l'autodestruction. Moi, je ne veux pas me désespérer. Moi, je crois qu'il faut être, conscient dans les choses, y être dedans pour les défaire, pour les reconstruire, pour les amener en avant, mais pas pour en être victime. Ça, c'est important. Et la seule façon de ne pas être victime, c'est d'être conscient. Peut-être que ça n'évite pas le suicide, mais ça peut accélérer la renaissance. Il nostro mondo crolla. 4 anni fa, quando venni l'ultima volta ad Ippona, questo tempio era ancora in piedi. Oggi non è che una rovina. Au côté de son père Mario, Carlo Fioretti a travaillé à l'image de la lutte de l'homme pour sa survie, des Actes des Apôtres et d'Augustin d'Ippone. Lavorare con il dottor Roberto, così come lo chiamavamo noi, per rispetto, era praticamente uno stare, non un lavorare come con altri registi con i quali abbiamo lavorato in passato e successivamente, ma era praticamente uno stare in famiglia, diciamo che era il papà più grande, e prima di tutti perché la sua era una grande famiglia, perché sul set c'era la prima moglie, la signora Marcella De Marchis, c'era la sorella Marcella Mariani, c'era il figlio Renzo. Successivamente abbiamo conosciuto Isabella, che per Blaise Pascal e Agostino d'Ippona faceva la costumista. Queste sono immagini che non ha visto mai nessuno in precedenza. Diciamo che è un'anteprima che ho piacere che anche altre persone possano condividere con me. Questa è una bella foto alla quale tengo molto, che ci scattò in un momento di pausa il fotografo di scena Gianni Assenza, dove siamo noi tre, il dottor Roberto, io e papà, Mario Fioretti, mio padre, sì, direttore della fotografia, che proveniva da un lavoro precedente dell'attualità. Era stato capo operatore della settimana Incom per 7 anni. Quando sbarcò praticamente con Rossellini, la prima cosa che gli disse, dice: guarda, tu dimentica quello che hai fatto fino adesso, così io voglio che la macchina da presa non si senta mai. E Rossellini aveva una sola macchina da presa. Una macchina che era nata per poter andare a funzionare solo a 220 volt in trifase. Quindi utilizzarla su dei camioncini con camera car, sui pescherecci, in dei posti così sperduti, non era la cosa più semplice. Per questo Rossellini aveva dato il via ad un'idea. Si trattava di un'apparecchiatura che permetteva, praticamente con l'uso di 2 batterie di camion, perché era necessario un grosso amperaggio, di poter girare in tutta tranquillità, in silenzio, con questo apparato che ci dava e l'alimentazione in trifase per la macchina da presa e la corrente necessaria per poter far funzionare il suo zoom. Questa scena l'abbiamo girata dentro uno stanzino che era di circa 7 metri di lunghezza, stavamo stretti. E papà dice: guarda, chiudi di mezzo stop il diaframma perché ci stanno le pareti bianche, per avere un pochettino più di profondità di campo, perché tutta la scena è stata girata con 250 e 180, seguendo soltanto la coppa. Bevete tutti. Amen. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo nello stesso calice, noi annunciamo la morte del Signore
fino a quando egli verrà. Noi che in molti mangiamo questo unico pane, formiamo tutti un solo corpo. Questa è un'immagine che rappresenta uno dei trucchi che Rossellini ha portato successivamente alla perfezione. Si vede Rossellini, si vede benissimo Rossellini con il suo pancino. Davanti alla macchina da presa praticamente c'era un grande cristallo delle dimensioni più ampie possibili. Però in determinati punti sul cristallo veniva realizzato uno specchio. Su quello specchio ci si poteva riflettere un'immagine che veniva allestita alle nostre spalle. È stata una rielaborazione dello Schuftanschott. Questo è un cristallo. Questo è un altro cristallo con un altro specchio. Qui c'è una colonna che maschera per la macchina da presa il montante di supporto del cristallo, e la macchina da presa si muove, ruota. Stavamo in Tunisia, a Kairouan, che è la seconda moschea dell'Islam, e non si doveva vedere che la moschea fosse quella che è in realtà. Quello doveva essere il Tempio di Salomone, il Tempio di Gerusalemme. La moschea aveva gli archi che erano archi arabi. Qui si vedono bene gli specchi costruiti soltanto in una porzione di vetro, di cristallo. E qui si vede parzialmente il proseguio del specchio. Che cosa fanno questi qui? Dalla macchina da presa vanno a coprire perfettamente gli archi, il frontone della moschea, e proseguono. Noi dalla macchina da presa seguivamo questi attori. Il tempio, così come lo vedi, è stato costruito da Erode il Grande. Sai come arrivò al potere Erode il Grande? Fu all'epoca delle guerre civili. Giulio Cesare era morto da poco. Sì, Ottaviano e Antonio si contendevano il potere. Ma Antonio passava il suo tempo con Cleopatra. Ed Erode ne approfittò per farsi incoronare re, scacciando un certo Antigone, che anni prima aveva usurpato il potere al re Ircano. Erode era figlio di un cortigiano di Ircano, e con il pretesto di vendicarlo, riuscì a persuadere Antonio e farsi dare 11 legioni e 600 cavalieri, e poté così raggiungere il suo scopo e farsi incoronare. Adesso, però, i romani hanno tolto ai successori di Erode una parte del suo regno. Claudio Bondi, réalisateur, a été l'élève de Rossellini au Centro Sperimentale. Il a été ensuite son assistant pour Augustin d'Hippone et l'âge de Cosme de Médicis. A me, che ero fresco anche di studi universitari,
questo aspetto così di immaginare la storia, di raccontare la storia per farne un elemento di conoscenza e capire che attraverso la televisione questa cosa aveva una grande possibilità, per me era straordinario. Era straordinario che ci fosse un autore come Rossellini, che in fondo avrebbe potuto vivere di rendita su tutto quello che aveva già fatto, che invece si mettesse in gioco facendo un qualche cosa di molto sperimentale e anche molto criticato, perché era convinto che la televisione fosse il mezzo del futuro, fosse il mezzo che avrebbe cancellato il cinema, o perlomeno il cinema come lo conosceva lui, per avere un rapporto di comunicazione molto più vasto, molto più diretto con la gente che a casa guardava queste cose. La prima collaborazione in senso cronologico è stato, lui mi chiamò, insieme a me c'era anche Peppe Cino, c'era Beppe Mangano, insomma, mi chiamò per girare un piccolo backstage del Pascal, che doveva essere un materiale per la televisione svizzera. E quindi io sono stato 3-4 giorni a Bassano di Sutri, nel castello De Scalchi, dove aveva ricostruito le stanze della casa parigina di Pascal, che era Pierre Arditi, e molto artigianalmente, facendo anch'io il cameraman, quindi puoi immaginare, però insomma ho realizzato questo lavoro di 30 minuti che ha una, secondo me la cosa bella è che c'è una bellissima intervista di Fernando Di Giammatteo a Rossellini, in cui lui spiega un po' anche l'ideologia di questo lavoro televisivo. Sì. Spiega che lui vuole raccontare dei momenti cerniera della storia in cui c'è un prima e un dopo e in cui le cose cambiano, perché bisogna ricapire, ricominciare da capo, come nel caso di Pascal, c'è l'incontro fra la teologia e la filosofia e la matematica tutto insieme, quindi è un momento fondamentale. State ancora lavorando? È appena nato un muletto. Fareste meglio a venirlo a vedere invece di affaticarvi la mente in questo modo. I vostri calcoli non avranno mai la bellezza delle creature di Dio. Ma i calcoli fanno parte anch'essi del creato. Quindi il primo rapporto, diciamo, era emozionante perché si vedeva una persona che seguiva un pensiero, un'idea, che a volte poteva sembrare anche un'idea fissa, perché lui ripeteva sempre le stesse cose. A tutte le truppe che andavano ad intervistarlo raccontava sempre: io voglio fare la conoscenza perché attraverso la televisione e attraverso la compressione del passato riusciamo a capire il futuro, eccetera, eccetera, eccetera. E faceva anche un tipo di ripresa molto, molto originale, perché era basata su 4 movimenti: un movimento di andata e ritorno di carrello, come fai qua, e un movimento di avanti e indietro di zoom, che era uno zoom però con 2 motori, uno che accelerava e uno che frenava, quindi l'occhio non avvertiva né la partenza né l'arrivo. Lui guardava i movimenti di macchina, sapeva perfettamente dove arrivava, perché lui aveva 25-250, era lo zoom. Lui guardava la chiusura e l'apertura, quindi l'apertura massima e l'apertura minima, faceva una prova, poi sapeva perfettamente cosa doveva fare strada facendo. Infatti il problema è che l'operatore a volte non sapeva e quindi correva appresso allo zoom perché non aveva capito bene, quindi era più facile che sbagliasse il cameraman, perché doveva seguire questo movimento che non aveva capito, piuttosto che sbagliasse lui. Lui sicuramente aveva un occhio millimetrico, aveva uno sguardo che era un'inquadratura. Infatti io mi ricordo che diceva sempre: fatevi l'occhio all'inquadratura, cioè imparate a capire quello che ci deve essere e quello che può anche non esserci, che è vero, cioè un'inquadratura ha un equilibrio di pieni e di vuoti, di cose che devono stare dentro e cose che invece nessuno vedrà mai. Quello è importante, perché quello, specialmente in un film in costume, cosiddetto tra virgolette in costume, può fare la differenza. Voglio dire, uno può essere spinto a esagerare, specialmente nel film in costume, per cercare la verità. Invece l'operazione è al contrario, è a togliere, non è a mettere.
E poi aveva un'altra cosa straordinaria, secondo me. L'attenzione al quotidiano, per esempio, questo lui, l'attenzione alla vita quotidiana. E questo è importantissimo. L'attenzione nella messa in scena, così, a dei dettagli che raccontassero che cosa si pensava. Per esempio, c'è la scena di Pascal in cui il servo raccoglie tutta l'acqua che c'è nella stanza. Che cosa fai qui? Ho vuotato i vasi dell'acqua, perché l'anima del signor Blaise non vi anneghi. Sta male, vero? Stanotte non si è potuto muovere. Porta di là e cerca di essere un po' meno superstizioso. E poi, insomma, con molto ritardo, ho scoperto che in molte cose aveva perfettamente ragione. L'ho scoperto facendo questo lavoro. Per esempio, lavorare in fretta. È fondamentale, secondo me. Cioè, non dare tempo al vizio, diciamo, del regista della perfezione, che implica un rifacimento continuo di scene, di stacchi, di inquadrature, su e giù, eccetera, eccetera, nel tentativo di arrivare a un qualche cosa che non abbia, diciamo, nessuna sbavatura o nessun tipo di dubbio in chi la sta girando. Ecco, lui questa cosa non era sicuramente così, e io dopo ho capito che in qualche modo me l'ha trasmessa. Anch'io difficilmente faccio una scena più di tre volte, non è possibile, perché poi mi annoio. Se la faccio quattro volte non mi interessa più. Quindi questa cosa insegna a portarsi appresso anche il non finito, il non rifinito, e capire che il non finito ha una dose di verità a volte superiore a quella che si sarebbe ottenuta ripetendolo 32 volte. Perché questo era poi la ricerca della verità, o perlomeno il tentativo. Lui diceva sempre, con aspetto così molto sornione: io non dimostro nulla, io mostro. Sì. Allora noi gli dicevamo sempre: ma non è vero, perché nel mostrare c'è sempre una scelta ideologica, eccetera. E lui diceva: ah, ma come siete complicati! Cioè, ma è chiaro che era un modo di dire, per dire che non partiva da ideologie o da idee preconcette, ma cercava nel work in progress di costruire il pensiero. Capito? Questo era chiaro per voi? Sì, questo era chiaro a tavola, perché di questo si parlava dopo o prima, non durante. Sì. Questo si parlava a tavola. Certo. Sì, a tavola, a tavola. A tavola, mi ricordo, lui era molto, siccome nella sua vita di cambiali ne aveva firmate molte, lui era molto contento di raccontare sempre la storia di questo toscano che aveva inventato la cambiale, Arnolfo Di Cambio, che trovava una cosa geniale, l'idea che uno non paga ma pagherà. E questo fatto che pagherà però gli consente di fare delle cose. Io avevo un'idea. Diceva: questa è un'idea straordinaria, che uno non tira fuori una lira, basta la promessa di pagamento e puoi fare però le cose. Infatti lui diceva che lui aveva firmato le cambiali al volo, diceva: io ho firmato. Ma di questi aspetti così poi sembrano aspetti di colore, no? Se lo dovessimo dire oggi con la supponenza del giornalista, sembrano un ritratto di colore, invece non è colore, queste sono anche scelte molto più
importanti di quello che possono sembrare apparentemente, cioè lavorare con poco, lavorare con i debiti, lavorare in fretta. Allora vedi che piano piano queste cose si integrano, certo, no? Certo. E diventano un sistema che a dirlo così sembra quasi, quasi banale. In realtà non è banale per niente, perché oggi, sì, adesso oggi Lars von Trier non ci vuole questo, non ci vuole quello, ma questa è una teoria, quella era una pratica. Però... Capito? Quella era una pratica molto rigorosa e molto coraggiosa, perché non c'erano cinture di sicurezza, non c'erano reti per salvarsi, cioè, era talmente severa, diciamo, da un punto di vista di tutto come doveva essere fatto, che non prevedeva alternative. Le alternative, i ponti erano bruciati dietro, non c'erano salvezze. Che significa quel drappo rosso a quella bottega? Ne ho visti tanti di simili. Indicano i banchi chiamati a pannello, dove si fanno piccoli prestiti contro pegno e con interessi. Ma come? Allora l'usura è illecita a Firenze? No. L'usura è illecita a Firenze come in ogni città cristiana. Ma quando un artigiano ha bisogno di un piccolo prestito di 3, 5, 10 fiorini per il suo lavoro, non può certamente andare a procurarseli presso le tavole dei grandi banchi. E allora viene in uno di questi banchi a pannello. Porta un mantello, un paio di calzari, un paiolo ed ottiene il prestito. Così compra il materiale che gli serve per il suo lavoro. E quando ad opera finita il suo cliente gli paga la giusta mercede, torna al banco con la somma avuta in prestito, riscatta il suo mantello, i suoi calzari, il suo paiolo, lascia una piccola usura e torna a casa con il guadagno e tutto va bene. Beh, così mi confermi che a Firenze è consentita l'usura? Assolutamente no. E comunque non è Firenze che pratica l'usura, sono i banchi a pannello. E la Repubblica impone ad essi un'ammenda, una multa per il loro peccato. Se è vero che la città proibisce l'usura, come fanno questi a esporre il drappo rosso perché la gente sappia dove si presta denaro? Queste botteghe hanno il drappo rosso perché così mostrano d'aver pagato la multa di 2000 fiorini per un anno d'usura. Ti ricordi questa meravigliosa cittadina di Patones de Riba? Non ci sono pali elettrici, è disabitata. Sembra una città di un altro tempo e di un'altra epoca, e ci è sembrato che adattare questa città e farla diventare Atene fosse una sfida in fondo abbastanza sensazionale. Vedi che i tetti sono dei tetti inclinati, ci sono dei piccoli, delle torri o dei campanili che poi abbiamo trasformato, abbiamo ricolorato queste superfici facendolo diventare ora bianche, ora celesti, ora ocra, utilizzando i colori antichi, perché nel discorso della storia dei Rossellini era importantissimo. Mi ricordo che in tutti i film americani o in certi film italiani i templi spesso erano bianchi, invece per noi il tempio diventava qualche cosa, come era allora, di colorato. Giovanni Bonicelli, assistant opérateur, e Giusto Puri Purini, décorateur. È chiaro, poi nell'uomo Rossellini, se lo posso dire, non solo c'era una grande fiducia nei giovani, Gianni Bonicelli era uno dei suoi, era il suo assistente numero uno, lui si rivolgeva a noi con molta fiducia, e quindi credo che anche per un giovane di 24-25 anni avere queste iniezioni di fiducia da un uomo di quello spessore moltiplicava anche le tue forze e la tua voglia di risolvere i problemi. E lui non ha mai visto il lavoro che stavamo facendo fino a che non è venuto il giorno prima di girare, con 5.000 persone pronte il giorno dopo, quindi doveva avere fiducia per forza. No, anche se si parlava molto con Roberto di tante cose, della vita, del soggetto che dovevamo affrontare, del personaggio, eccetera, però appunto, come dice Giusto, più che altro cercava di darci una immagine, una sintesi.
cercare di capire la chiave della, delle cose, non la, il dettaglio. Sì. Il dettaglio lo lasciava a noi. Questo è una grande... E quello che era bello nel lavoro di Rossellini, intanto non si andava negli studi, ma si cercava il rapporto vero. Tutto quello che vedrei qui davanti è stato ricostruito. È questo che è nella filosofia rosselliniana. Il campo fino a una certa altezza è vero, vero e ricostruito e riadattato. Da una certa altezza in poi, quello che tu non puoi andare a piazzare nella realtà, lo fai con l'immaginazione, con i trucchi. Quindi, prima posizione, posizione del cristallo. Adesso noi immaginiamo di avere un cristallo di questa dimensione, diciamo un effetto piuttosto cinemascope, siamo sui 6-7 metri di larghezza, allora la Saint-Gobain non produceva cristalli più ampi, e siamo a circa 3 metri da terra. Ecco. Poi immaginiamo di cercare questo punto di fuga centrale, ecco, dove nel disegno prima avevamo collocato il tolos. Cerchiamo di rimmaginare i tempi dell'agorà, ecco, sistemati così, e qui le colonne. Cerchiamo di immaginare questo tempio che era indicato sulla destra, col suo frontone, e poi ricusciamo la città di Atene, Patones de Arriba, come abbiamo detto, con le sue case. Manca una cosa, l'Acropoli. Collochiamo quassù l'Acropoli. Ecco. Le sue colonne e la favolosa statua di Minerva che ha in mano la lancia. Questo pezzo non c'è. Quindi, come abbiamo detto prima, questo pezzo si riproduce in questo modo. In questa posizione c'è la macchina da presa. Lasciamo la Mitchell. Ecco. E che quindi la macchina era atta a prendere questa inquadratura. Dall'altra parte, qui abbiamo, da questo punto a questo, al cristallo, e alla maquette 12 metri. Questi 12 metri sono necessari, come abbiamo spiegato prima, per ottenere il fuoco e permettere alla macchina di fare delle evoluzioni all'interno e all'esterno del cristallo e di carrellare, cosa che fino allora non era stata possibile. Quassù c'è un modellino e tutte le misure che vedevate prese prima servono a dare la proporzione e la dimensione di questo modello. Questo modellino è il modellino delle Acropoli, reale, con cui abbiamo detto la nostra Minerva con la sua lancia. Questo modellino era piazzato su un fondale ed era naturalmente accompagnato dalla roccia e da dove noi decidevamo, si dice in gergo, di tagliare. Quindi questa riga nera corrisponde qui al modello, a quella riga che io sto facendo qua. Questa superficie, per poter essere letta dalla Mitchell, andava specchiata. Ecco. O Atena, figlia di Zeus, madre della saggezza, della guerra e delle arti, tu che ci hai donato l'olivo e l'uso del timone, ricordati dei sacrifici che ti abbiamo offerto. Che la tua sentenza ci ispiri, che la tua egida ci protegga. O tu, Atena la valorosa, o tu, Atena la dea invidia. Io penso che, certo, è stato poi abbandonato e anche quando noi lo realizzavamo i tempi erano molto... Bisogna anche tener conto di questo fatto, sì, che non è che... tutto era di corsa. Io partii con il camioncino da qui e arrivai a Madrid a dormire sul pulmino. Cioè, erano anche condizioni di lavoro bellissime perché noi amavamo questo
non lo dico per... però probabilmente ecco una delle riprese di questo genere, se ci fosse stato qualche televisione, qualche ente che forse dava qualche cosa in più, avrebbe potuto aiutare, perché Rossellini le aveva tutte le idee, insomma. Il cinema già nella sua natura è un lavoro di squadra e Rossellini l'aveva fatta diventare una squadra di eletti, perché lui ti dava la sensazione di lavorare per un Olimpo. In questo caso era l'Olimpo della conoscenza. La parola è adesso all'accusato. La parola è a Socrate. Vi hanno detto, ateniesi, che io ero un oratore. Io vi dico che alla mia età, ho 70 anni, non sarebbe bene che praticassi l'eloquenza. È la prima volta che compaio davanti a voi, sulla pedana di una corte di giustizia. Ma quanti mi hanno sentito parlare nelle strade, nelle pubbliche piazze, potranno dirvi che parlo qui come altrove, alla mia maniera, e cioè senza ricerche formali. Cerco solo la verità. Beppecino, réalisateur, a été l'assistant de Rossellini pour L'âge de Cosme de Médicis, Descartes, Anno Uno et Le Messie. Esplode il maggio 68 a Parigi, esplode anche in Italia, e tra 68 e 69 la mia passione per il cinema comincia a diminuire, perché mi sembrava forse più utile che io mi impegnassi politicamente più che sul versante cinematografico. Finché non si arriva al 69, con Roberto Rossellini nominato presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, che in modo provvidenziale elimina la clausola del possesso di titolo di laurea per poter fare il concorso nella sezione di regia e inserisce invece, diciamo così, un criterio più accessibile, che era quello di poter fare il concorso anche se si era iscritti al terzo anno di facoltà. E io nel 69 ero iscritto al terzo anno di facoltà. E così il 12 gennaio 70, in un'aula magna semivuota, perché eravamo in tutto 26 tra italiani e stranieri, arriva con l'emozione di tutti Roberto Rossellini, con il suo profumo charmant, con il suo foulard, con le sue sigarette Chesterfield senza filtro, fumava tantissimo. E mi ricordo che erano le 10.30 del 12 gennaio 70, la prima frase che ci disse fu esattamente questa. Ci disse: cari ragazzi, io ormai ho superato i 60 anni di età e voglio impiegare gli ultimi anni di vita che mi rimangono per gettare merda sul cinema. E la frase ovviamente ci scioccò, no? Perché tutto pensavamo di poter ricevere come benedizione da parte di un maestro del cinema, tranne che invece questo senso contrario alle nostre aspirazioni, ai nostri desideri, ai nostri sogni. E quindi ci parlò in quella giornata del 12 gennaio 70 che il suo buttare merda sul cinema significava in realtà buttare oro nelle teste del pubblico, e l'oro di cui parlava era l'oro della conoscenza. E ci invitò a studiare molto, a fare molte ricerche, a impossessarci delle 3-4 cose necessarie pour faire du cinéma, per fare del cinema, ma di ficcare la testa nelle grandi discipline che governano la storia del pianeta: l'economia, la politica, la storia, la filosofia, la scienza. Tutte cose che noi avevamo più o meno studiato in maniera superficiale al liceo, ma che non pensavamo che potessero essere oggetto di studio e di riflessione per fare del cinema. Se qualcuno vuol cercare seriamente la verità,
non deve applicarsi soltanto a una particolare scienza, poiché le scienze sono tutte collegate e dipendenti l'una dall'altra nell'unità del sapere. La seconda regola. Bisogna occuparsi soltanto di quegli oggetti alla cui certa e sicura conoscenza ci pare di poter giungere attraverso la nostra intelligenza. Bisogna a questo proposito sapere che tra le scienze oggi conosciute solo l'aritmetica e la geometria sono esenti da falsità ed incertezze, perché consistono interamente nel dedurre logicamente una serie di conseguenze. Vertono su di una materia pura e semplice e non suppongono per esistere alcuna cosa che l'esperienza concreta abbia potuto rendere incerta. Con il loro ausilio, soltanto per disattenzione, l'uomo può cadere nell'errore. La terza regola. Non bisogna fermarsi a studiare le opinioni e le congetture degli altri o di noi stessi, ma cercare di intuire con la chiarezza dell'evidenza il contenuto reale delle cose. Per questo ci serviremo dell'intuizione e della deduzione. Per intuizione non intendo il frutto incostante delle sensazioni o delle nostre immaginazioni, ma il concetto che sgorga da una mente pura e attenta, tanto chiaro e distinto, che intorno ad esso non rimane alcun dubbio. Per esempio, 2 e 2 sono la stessa quantità che 3 e 1, cioè a dire 4. Sta di fatto che la nostra anche esigenza di gauchisti, di ragazzi di sinistra, in qualche modo trovò un forte punto di contatto con questa intenzione utopica di Rossellini, cioè fare del cinema per gli altri, per l'umanità, fare del cinema dove all'estetica del bello, l'estetica del bello fosse sostituita dall'estetica dell'utile. E noi che eravamo, pensavamo di essere Antri Virgiulli, dei rivoluzionari, e quindi pensavamo di fare qualcosa di utile per il popolo, per l'umanità, ci sembrava che questa intuizione di Rossellini in qualche misura corrispondesse ai nostri progetti rivoluzionari. Sei rimasto a guardia della bottega? Sì, messere. Come ti chiami? Antonio Rossellino. Sei parente di Bernardo, l'architetto? Sì, sono suo fratello. Ah. E come mai non sei nella sua bottega? Bernardo dice che è contento che io venga qui a seguire l'insegnamento di Ser Donatello, perché a me piace la sua scultura. Dov'è adesso Donatello? Ha lasciato Firenze, è andato via, per protesta, quando Messer Cosimo fu mandato in esilio. Ma adesso sono certo che tornerà anche lui. E che torni presto, a maggior gloria di Firenze. Mirabile. Mirabile. Giuro che non si è mai vista cosa più bella dal tempo degli antichi. Sembra viva. A chi è destinata questa magnificenza? A Cosimo de' Medici. Spero non finisca racchiusa in una nicchia. È perfetta in ogni lato, come fattura e come fusione. Infatti è stata ideata per vivere libera. Ser Donatello dice che basta con la scultura che ci viene dai barbari e viene usata solo come decorazione dell'architettura. Ah. E che altro dice? E dice che bisogna studiare la natura per capire il vero. Dice bene, molto bene. Ma non tutti sono d'accordo. La sera si discute molto di queste cose a bottega. È giusto discutere per la ricerca della verità. Messer Donatello ha ragione, perché ormai chi non riesce a vedere le tante cose che sono nell'uomo, costui non è uomo. L'Età dei Medici fu quindi la prima produzione in cui io ho lavorato con Roberto in qualità di aiuto regista. E fu anche la scoperta di un metodo di lavoro nuovo. C'è da premettere che io in quegli anni vedevo moltissimi film di tanti altri registi e che però dicevo anche ai miei amici che soltanto quando vedevo i film di Roberto, e parlo dei film di Roberto dell'ultimo periodo, quindi parlo di Socrate, parlo di Pascal, parlo di Sant'Agostino, mi sembrava di lavarmi gli occhi con dell'acqua pulita e mi sembrava invece di sporcarmi gli occhi quando vedevo i film di altri registi. Talmente era visibile nello stile di Roberto il fatto che lui non puntasse a costruire delle belle inquadrature, non puntasse a costruire delle belle immagini, ma puntasse a costruire qualcosa che fosse il risultato di uno sguardo con un pensiero,
Ecco, io credo che in tutte le immagini di Roberto dei film storici, dei film storico-didattici realizzati per la televisione, ci fosse questa intuizione, no? Di filmare un pensiero. Da questo punto di vista il piano sequenza, unificando diversi movimenti degli attori, unificando diversi dialoghi, eccetera, appunto riusciva ancora di più a rendere evidente che Roberto stava filmando un pensiero, non stava filmando le emozioni. Sostanzialmente il cinema storico di Roberto Rossellini si differenzia da tutto il cinema storico o sulla storia fatto da altri registi per il fatto che nella stragrande maggioranza dei film storici tradizionali c'è un quadro storico, c'è una cornice storica, ci sono dei costumi storici, ma ci sono grossomodo i sentimenti di tutti i giorni. Ci sono le passioni, gli amori, gli odi, i tradimenti, le storie d'amore. E si potrebbe dire che buona parte del cinema storico, se uno togliesse i costumi, sarebbero dei film di oggi. E un'altra cosa che notai dal punto di vista di come Roberto si avvicinava al film è che Roberto non leggeva troppe volte il copione. Lo leggeva una volta, faceva dei tagli abbondanti e poi lo lasciava, come dire, dormire. Non lo rileggeva più. La sera precedente le riprese, contrariamente a come fanno molti registi, non stava a studiarsi che cosa fare domani mattina e come girare. Questo non era assolutamente il problema di Rossellini. E la mattina stessa lui ci diceva che c'è da girare questa mattina. Non voleva neanche sapere come erano ordinate le scene secondo il piano di lavorazione e mi accorsi che dopo questo sistema era per lui necessario perché voleva arrivare sul set in modo totalmente vergine. E diciamo che anche durante la ripresa di Messia si sono ripetute poi una serie di situazioni tipiche del rapporto con lui. Giriamo una scena all'esterno delle porte, delle mura di Sousse in Tunisia, che nel film sono le porte di Gerusalemme, no? Io dalle 5 del mattino fino alle 11 avevo organizzato uno spazio enorme su un asse quasi di 500 metri con un accampamento, cammelli, cavalli, eccetera. Lui, come sempre, rifiuta di vedere le prove e non vedendo le prove, durante le riprese è costretto a un doppio, triplo movimento di zoom. Oggi è un giorno molto importante per te. Da oggi sei un uomo. Per la prima volta nella tua vita potrai entrare nella casa dell'Eterno. Benedetto sia il suo nome. Non voleva quindi lui fare delle prove per non essere contagiato dal già visto e intervenire sul già visto con una composizione di chissà come si svolgono le cose. Preferiva intervenire, dicevo prima, da vergine, no? Come se arrivasse in una piazza e automaticamente in quella piazza avvenisse qualcosa che lui filmava in diretta. Il suo obiettivo era riuscire, pur nella messa in scena, di girare in diretta. E questo era possibile perché c'era una persona con altri collaboratori che organizzavano l'avvenimento, lui veniva dopo che io avevo organizzato l'avvenimento, quindi vedeva mentre girava l'avvenimento che si manifestava e quindi su questo avvenimento lui interveniva in diretta, come se fosse appunto una forma di reportage. Roberto si sentiva in imbarazzo quando lo chiamavano regista e essere regista per lui era diventato ormai una camicia molto stretta in cui si sentiva veramente soffocare e che non riempiva la vitalità, l'entusiasmo e la direzione che Rossellini aveva dato agli ultimi anni della sua vita. Quindi il progetto di Roberto, come tutta la sua storia, come tutta la sua vita, è stato un progetto di grande capacità profetica, cioè ha profetizzato tutto il bene possibile di quello che era possibile fare con la televisione e che non si è fatto, e tutto il male possibile che lui temeva e che invece si è realizzato. Sei di Vodafone People, puoi parlare in via SMS a 7 centesimi, a 20 milioni di amici, per sempre.
dai vita alle tue passioni. Enfasi è nelle università con lo sportello attivo e le ginecologhe per rispondere alle tue domande. Ecco quella di Marta. Se uso slip per i zomi sintetici, come posso prevenire le irritazioni? Quando si utilizzano capi di abbinamento sintetici, ne posso assicurare una protezione intima utilizzando prodotti che garantiscano la massima freschezza delle zone intime e non si protegge. Specie se si sta fuori casa tutto, se non c'è la possibilità di lavarsi durante il giorno. Durante tutta la carriera di mio padre, il fatto di essere libero dal grande sistema industriale economico voleva dire libertà artistica e libertà d'espressione, che credo che sia ancora così. Cioè, uno più si libera dalla grande macchina economica e quindi, chiamiamola col suo nome, dal grande meccanismo capitalista, e più è libero. Tutto questo si faceva con mezzi economici molto limitati, che erano i mezzi che mettevano a disposizione le televisioni, quindi dovevamo rimanere dentro cifre che adesso sembrerebbero ridicole. Cioè, allora noi giravamo un'ora di montato con 200 milioni, che sarebbe dire come 100.000 dollari adesso. Per fare un'ora di fiction sembra una cifra ridicola. Quindi bisognava anche inventare, usare tecnologie e tecniche che ci permettevano di arrivare a questo risultato economico, perché questo pagavano allora e questi erano i mezzi che avevamo per fare. En tant que producteur, tu as pas eu de conflit non plus avec lui? No, era il regista più docile. Ho lavorato con tanti registi, tantissimi, giovani, vecchi, grandi divi, nuovi registi, e il più docile che abbia mai incontrato in vita mia era lui, perché era molto ragionevole. Cioè, bastava ragionare sulle cose e trovava lui la soluzione più semplice e anche la più economica. Cioè, la sua preoccupazione era di fare i film nel modo più economico e più ragionevole, quindi non abbiamo mai avuto conflitti tra produttore e regista, no? Comment est-ce que tu es devenu réalisateur de L'âge du fer? Ma era un rapporto padre-figlio. Voleva che il io avevo già collaborato come, diciamo, secondo regista, aiuto regista e secondo regista in un altro film precedente, che era Generale della Rovere, dove proprio per problemi di tecnici e di tempi io dovevo girare una parte del film. E lui era contento, aveva visto che io ero abbastanza bravo a copiare la sua calligrafia. Forse non come... Forse, diciamo, io mi sono allenato a fare come avrebbe voluto fare lui, non come volevo fare io. E infatti poi ho cambiato mestiere. Ho capito di non essere un buon regista quando ho capito che non avevo sviluppato una mia personalità d'autore, ma facevo finta di essere Roberto Rossellini, e dunque ho sviluppato questa capacità di copiare la sua calligrafia cinematografica. Il mio problema non era di affermare me stesso, ma era di fare quello che avrebbe voluto lui, e io mi dovevo un po', e di questo parlavamo, perché io delle volte avrei forse trasgredito un po' lo stile. Ero, diciamo, di un'altra generazione, anche di un'altra cultura, quindi mi sarebbe divertito usare di più, giocare di più con la macchina da presa. E io ho girato la scena come l'unico modo come potevo, con questo dolly, e non ho avuto mai il coraggio di dirglielo. Lui ha visto il materiale in proiezione e non si è accorto Ah, sì? Che ho usato un dolly,
e non ho mai avuto il coraggio di confessarglielo. Forse se mi sente adesso è la prima volta che lo sa. Pensava che la sua funzione era rivolgersi alla parte migliore dello spettatore, a uno spettatore adulto, intelligente, che sapeva scegliere. Con lo sviluppo della cultura e dell'intelligenza umana, un momento si sarebbero raggiunti, si sarebbero uniti i spettatori e le sue opere. Non sapeva quando, ma sarebbe successo. E credo che ancora non è successo, ma succederà. Io vedevo mio padre molto solo e volevo essere uno che comunque non l'avrebbe mai lasciato solo. E quello che tento da fare adesso, che è morto da quasi 29 anni, e di continuare a stargli vicino, di non farlo sentir solo. C'est assez évident que dans le monde il y a une espèce de malaise, de confusion générale, de rage, de violence, et tout ça sort de quelque chose. Et moi, je crois que tout ça est dû au fait que notre progrès est tellement extrêmement rapide que nous sommes totalement désorientés. Même les gros moyens, comme la télévision, le cinéma, etc., ont fait de façon que ceux qui ont la possibilité de dire ont une voix gigantesque contre des gens qui n'ont plus de voix, ils n'ont plus la possibilité de répondre. Et c'est ça, je crois, qui sert à créer aussi cette espèce de violence, cette espèce de manque d'équilibre qu'il y a aujourd'hui. Et tout ça, ça me fait beaucoup de peine, alors je tâche de m'orienter moi-même. Voilà. Moi, je veux comprendre ce qui se passe dans le monde. Moi, je veux être bien placé dans les choses, je veux bien comprendre, je veux être jusqu'au bout, je ne veux pas être pessimiste au départ, je ne veux pas être optimiste au départ, je veux comprendre, je veux avoir conscience des choses, et je crois que beaucoup de monde a ce même besoin, et je crois que c'est un besoin réel du monde d'aujourd'hui.